Luana e Pietro, il loro amore, i loro sogni, la voglia di stare insieme. Tanto da desiderare che la moglie di Pietro non ci fosse più, che scomparisse in qualche modo. È una domanda. Scusa, ma quella pezza di merda è cosazza inutile, quella di qua sopra che è ora, prima di andartene di casa, l'hai sentita? C'è tutto il disprezzo nelle parole di Pietro verso quella donna che gli viveva accanto da anni. I suoi pensieri, il suo amore, erano rivolti solo a Luana. Mi manchi tanto, vita. Anche tu mi manchi sempre, vita mia. Ma mi manchi veramente, mi manchi troppo. Ci dobbiamo muovere molto presto. Lo so, lo so. Sembra tutto un incantesimo. Lo sai, l'altro giorno, passando a ieri, che cosa mi hai detto? Che io, pur di raggiungere il mio scopo, sarei capace di avvelenarla. Luana e Pietro volevano stare insieme, a tutti i costi. Te l'ho detto, le dita in gola io gliele devo infilare a lei, gliele devo infilare io le dita in gola. Un capriccio no, ma il secondo capriccio me lo devo far passare. Un amore che era diventata un'ossessione, tanto da voler rimuovere qualunque ostacolo si frapponesse tra loro. Io la guardavo e mi veniva da dirle, sì, hai ragione. Sì. E tagliare però i cannarozza. Tagliarle la gola, eliminarla, farla sparire. Io non ho capito perché questa se ne vuole andare a brolo. Devo andare a salutare gli amici suoi che sono arrivati da Milano. Vita, che cosa ti devo dire? Ti devo dire non andarci, ci devi andare lo stesso. Ti dico di ammazzarla e non la vuoi ammazzare. Che cosa ti devo dire, Vita? Luana gli chiede di ammazzarla, ma lui, Pietro, si rifiuta. Poi scoprono i suoi problemi di salute e pensano che quelli possano essere la soluzione a tutto. Vero che la visita che si è fatta le ha trovato... Aspetta, com'è che mi ha detto? Un principio di le ha proibito tassativamente di fumare. Ah sì, me l'ha detto. Lei fuma come una turca. Falla fumare. E certo. Falla fumare. Io le sigarette a casa non le faccio mancare mai. Allora andiamo in diretta a Filomena Leone, vengo subito da te perché da quello che viene ricostruito in queste oltre 200 pagine di ordinanza... Loro volevano in qualche maniera togliere di mezzo tutti coloro che si potessero frapporre a questo loro disegno d'amore e anche, diciamo così, di gestione economica di tutti quei beni. Poco fa hai sentito la moglie di lui, di Pietro. Che cosa ti ha detto rispetto a questi documenti incredibili che stiamo... Esatto, Alberto, loro volevano liberarsi di tutti. Sono ore cruciali, domani ci sarà l'udienza del riesame, quindi i giudici dovranno pronunciarsi sull'eventuale scarcerazione di Pietro e Luana. Il tribunale si riserva e potrà essere notificata la decisione dei giudici già domani nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Poi Alberto, domani un altro appuntamento importante e avverrà in carcere, perché la compagna di Pietro, che come hai anticipato tu l'abbiamo sentita... Ecco, cosa ti ha detto Filomena? Andrà ad incontrare Pietro. Allora, lei non rilascia dichiarazioni pubbliche, Alberto, preferisce non parlare in questa fase, è comunque una donna ferita, una donna molto provata, una donna che è stata tradita. Ha detto, io sono tranquilla, la mia famiglia è tranquilla, parlerò quando le indagini saranno chiuse. Lei non sospettava nulla di questa storia clandestina, soltanto poco prima della scomparsa di Carlo magari ha avuto qualche dubbio, ma non ha mai avuto la certezza, ha scoperto questo tradimento soltanto dalle intercettazioni, Alberto. Ecco, salvo intercettazioni... Che devo dire, noi chiaramente aspettiamo l'esito processuale. Noi siamo garantisti. Siamo garantisti, però le intercettazioni, diciamo, sono abbastanza esplicite. Loro volevano davvero eliminare chiunque potesse ostacolare questo sogno d'amore e anche di possesso di tutto quello che era invece del povero Carlo. Assolutamente. Poi cercavano di non parlare in maniera chiara, ma anche parlando sotto forma di metafore è chiaro che si riferivano ai parenti di cui si volevano liberare. Termini Imerese, tra l'altro, è famosa perché nel 2019 c'era stata casualmente un'altra storia del genere, una donna che aveva avvelenato un pizzaiolo col cianuro. E questa storia sicuramente fa capire che queste due persone avevano un ostacolo davanti a loro, che non era soltanto il fatto di non poter vivere il loro amore. Dovevano impadronirsi di un patrimonio e l'unico modo per farlo era liberarsi di quell'uomo che era un ostacolo insormontabile anche ai loro interessi.
Allora, come sappiamo, il corpo di Carlo non è stato ancora ritrovato. Gli inquirenti però hanno sequestrato i terreni di Pietro Ferrara. Si trova forse lì. La signora Concetta, la mamma di Carlo, abbiamo visto in questi giorni disperata, ha rivolto appelli, non può credere a quello che sta emergendo. Adesso lei chiede di perlustrare un lago vicino alla villetta in cui Luana ha vissuto fino a 2 settimane fa. Potrebbe essere quello il luogo? Guardate, con la nostra inviata. Speriamo che si trova mio figlio, almeno. Vado da mio figlio a dirgli quanto ha sofferto con queste persone cattive, quanto me l'hanno fatto soffrire. Signora, secondo lei dove hanno nascosto il corpo di Carlo? Mio figlio l'appuntamento era ai Ciaculle. E lui, Ferrara, lo aspettava in campagna. A me mi è insospettito questa accoglienza in campagna di mio figlio. E poi ho saputo che ci hanno fatto le case ai figli, al figlio di lei e al figlio di Ferrara. Cosa pensa? Quindi dove potrebbero averlo messo? Può essere anche sotto questo fabbricato, perché tanti casi a volte se ne sono sentite alla televisione che hanno successo e poi hanno trovato sotto in mezzo alla muratura mentre che costruiscono. Ma chi lo sa? Quindi lei chiede di cercare ovunque? Ma certo debbono cercare. C'è una mamma che aspetta questo figlio da 3 anni. Non ho più lacrime da versare. Ho sentito l'intercettazione di ieri, dopo 2 mesi la scomparsa di Carlo. L'amante le diceva: Benarmuzza, faccia accendere un lumino. Dice: ma dove? Dice: là sopra. Ma là sopra è... Dove può essere in questo terreno che c'è il lago? Perché mio figlio ha comprato un appezzamento di terreno a confinare al nostro dove c'è un lago artificiale. E chi lo sa, dico, se di notte me l'hanno portato lì a mio figlio, perché c'è stato di più di una persona che se l'ha sognato in mezzo al fango.